Io ho la fortuna di incontrare una volta nella mia vita Alessandro Bausani. Alessandro Bausani è quello che ha tradotto il Corano per la Burra, eccetera. E Alessandro Bausani sapeva 27 lingue. Come fa? Era famoso, famoso in tutto il mondo arabo, eccetera. No, io l'ho conosciuto una sola volta, siccome ero un suo immenso ammiratore, stringergli la mano e parlare 10 minuti con lui della poesia mistica persiana, proprio per me fu un'apertura del mondo. E lui sapeva un sacco di lingue e tra l'altro c'è una leggenda meravigliosa che vi devo raccontare perché è troppo bella. Lui faceva molto il traduttore per i tribunali e a un certo punto gli chiedono di tradurre una cosa albanese. E lui arriva e chiede una volta e mezzo quello che chiedeva normalmente. Allora gli hanno detto: ma perché questa volta ha chiesto tanto di più? Perché ho dovuto imparare l'albanese. E Bausani, però, se voi leggete la traduzione che Bausani ha fatto delle quartine di Omar Khayyam e Einaudi, è una traduzione di una bellezza infinita, perché secondo me questo aveva. Lui ha tradotto, cioè c'è un sacco di roba sua, di traduzioni sue dal persiano e da tante altre lingue. Le quartine di Omar Khayyam che ha tradotto lui, ma amici di vari paesi mi dicono che è la migliore traduzione del mondo di Omar Khayyam. Sapeva un sacco di lingue, però aveva. Insomma, era un genio, tanto per Va essere chiari. bene. Però tu dici, questo qua magari rischia di essere molto tecnico, Sì. sapendo tutte queste lingue. Leggi con le traduzioni. Sono una cosa di una. Proprio ti strappa il cuore, Però dal quindi. punto di vista poetico. Omar Khayyam scriveva solo quartine. Sono meravigliose, vabbè. Vabbè, mi verrebbe da citarvene una, ma non ve la cito. Sì. Ma vogliamo. Traduzione di Bausani. Puri venimmo dal nulla e vi tornammo impuri. Lieti entrammo nel mondo e ne uscimmo tristi. Aspetta che qui mi posso sbagliare. Ci accese un fuoco nel cuore, l'acqua degli occhi, la vita all'aria gettammo, ci accorse la terra. Wow, che sintesi, Madonna La mia. vita umana, capisci? Madonna. Ecco, ma pensa che traduzione che è questa. È meravigliosa, questa è la sua memoria perché è la mia grande passione, questa Esatto. quartina, però tutte le quartine di Omar Khayyam sono meravigliose. Lui era un tecnico delle lingue. Era un genio. Devi vedere come Genio. traduceva Rumi, Rumi la poesia mistica persiana, la massima, autore difficilissimo, eccetera, straordinario. Era un genio, quindi non ci sono leggi Sì. assolute, l'imperfezione è anche che ci sono gli imbecilli e i geni. Chiaro.